nazionale, finita la partita 0-0 con una situazione del girone che ci vede primi perché sta pareggiando anche l'Ungheria con la Germania. Siamo sull'1-1, vediamo, aggiorniamo insieme. Se finisse così, saremmo in quale situazione? Con 5 punti. Quindi non cambierebbe nulla perché avrebbero pareggiato tutte il girone, però ecco, affrontata l'Inghilterra, Sandrè, è stata una buona prova? Più di quello che ci si aspettava tutti. Sì, Gli sì. inglesi impazziranno perché non riescono a batterci neanche con dei ragazzi. La mia soddisfazione è questa, l'ho detto prima della partita. Se c'era la volontà, se c'è la volontà e la voglia di giocare per la maglia, l'Italia non fa brutta figura. Avevo contro tutti, ma il Oh, vecchio. ti sei ricreduto, Vito? Poi Mai un'altra contro cosa, tutti. però Nessuno l'ha sarebbe ora, detto. Sì. E che si provasse Pinamonti. adesso parliamo del problema numero 9. Questa è la tua proposta, Vito. Ti sei ricreduto? Ti aspettavo un'Italia No, non mi diversa. aspettavo Puoi essere soddisfatto. un'Inghilterra diversa, Ah, quindi demerito invece dell'Inghilterra. no, 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 pensavo quella no. delle europee, invece qui ha cambiato Però, tanto anche sai, lei. rispetto a quello che abbiamo No, visto è giusto, Gianni ha qualche vinto, settimana era più fa. Sì, informato qualcosina, di me. parte davanti, il problema è Il sempre problema è il quello. numero Poi 9. davanti non sblocchiamo. Sei Cioè, d'accordo, il Orfeo? titolo sarebbe questo. Davanti l'Italia è Noi immobile. abbiamo fatto questo titolo. Buona Italia, ma l'attacco rimane un problema. Guarda Gatti, Sì. altro che gatti, gatti, Adesso parliamo gatti. anche di gatti. Zanforlin, ti è piaciuta l'Italia? Che cosa ti è piaciuto di meno? Dove gioca adesso? Ah, Buoni. aiuto, Però secondo tempo, complessivamente, perché la squadra è cambiata tantissimo, ha cambiato aiuto. tanti giocatori, però sono andati in campo e hanno dato l'anima, hanno fatto una buona gara, ha costruito un po' meno rispetto al primo tempo, che invece ha costruito almeno 4-5 occasioni clamorose, le ha sbagliate, rimane questo. Questo è un problema, cioè costruire sì, ma poi bisogna anche concretizzare. E questo non mi è piaciuto ancora una volta, ma del resto i giocatori sono questi che noi purtroppo abbiamo anche sopravvalutato, no? Mi riferisco ai Raspadori e Scamacca, sono dei buoni giocatori, però da loro probabilmente in questo momento, è vero, sono molto giovani, di grande prospettiva, Sì. ma probabilmente non possiamo chiedere molto di più. Tu, Sandrea, addirittura proponi Pinamonti perché con Scamacca l'abbiamo visto più di qualche partita, però il Io giudizio non mi sembra dico positivo. che il centravanti, per esempio, stasera ho visto, intanto che si parlava di Milan, Inter, Juve, Napoli e così, Sì? ho visto che sono arrivati dei palloni in area dove un centravanti, non un centravanti di forza, un centravanti di quelli che sa buttare dentro la Alla palla, ecco, Icardi. alla Pippo Inzaghi, alla Icardi. Pinamonti è Sì, uno ecco, bravo. che sa rubare il tempo Il agli tempo agli avversari. avversari, vero? Sì, E io, però non lo chiama. sembra un po' la mossa della disperazione, non lo so, però mi sarà la. stupisco che l'Inter lo dia via per due cocomeri e un peperone, perché è un ragazzo Ci punteresti. che solo un allenatore, che lo chiamiamo allenatore, solo uno non l'ha mai fatto Quanti giocare. gol ha fatto? 8 Chiaraconte. gol, No, ne ha però. fatti 12, Ah, 13, e allora? però Ha fatto 13 gol. E perché Scamacca sì, Pinamonti? Scamacca Sala, oggi Perché ha i PSG si tatuaggi? parla di 45 milioni di Oggi, euro. Credo che sia molto ma non voce del scherziamo, ma non Sassuolo. scherziamo, ma neanche per sogno, assolutamente. Poi dopo si inventano il Paris Saint-Germain, 50, 70, ma non esiste assolutamente. No, È un a bel Milan giocatore, servirebbe, eh. è un bel giocatore, probabilmente per il campionato italiano può anche andare bene, Sì. probabilmente, ma quando incomincia ad andare all'estero, quando incomincia a parlare di squadre importanti, cambia Però, tutto. Vito, in estate si diceva perché puntare ancora su Immobile, su Belotti. Mancini poi dice: questi abbiamo, magari Scamacca. Però Scamacca ha visto qualche partita. Allora, Stringi, stringi. vista la partita di stasera, io devo dire una cosa sola, bisogna aspettarli e farli crescere. Allora va bene. Sì, il centravanti ci doveva già essere quello pericoloso. Non c'è, Scamacca va aspettato. Io però Pinamonti che non me lo Però metti, il cambio, Vito, questo mi il fa arrabbiare. cambio è stato Perché 12 gol li ha fatti, Scamacca-Raspadori. sì. Cioè, io se ho una coerenza da allenatore, dico, se gioco con un armadio Ne metto davanti, un altro con le stesse metto dentro caratteristiche. l'armadio. Però se con l'armadio non va, magari giochi con quello bassettino. Ho capito, ma ce Ascolta, n'era anche Gnolo, ascolta, c'era in anche Italia l'altro c'è stato uno bassettino, capace erano di tutti bassi. giocare, Mertens, che ha preso il posto di Milik. Se no, chi ha provato a giocare con com'è che si chiama, il falso 9, Nueve. ecco, cioè il 0,
Orfeo, tra poco vediamo anche i messaggi da casa e mi dite di Gatti. A questo punto insistere su Scamacca o Certo. Raspadori piuttosto come Falso 9 o dell'altro? Tu cosa faresti, Orfeo? Non ci sono altre soluzioni, bisogna insistere con questi giocatori, Aspetta. però la riflessione da fare è semplicemente questa, cioè questi ragazzi se rimangono nelle società di metà classifica, comunque di grandi prospettive, ma comunque di medio valore, è difficile per loro crescere. Se questi giocatori avessero la possibilità di giocare in un grande club, Inter, Milan, Juventus, a fianco di Napoli, Roma, Sì. a fianco di grandi calciatori, il loro margine di crescita sarebbe decisamente molto più veloce. Quindi c'è da Pinamonti, Orfeo. aspettare. Su Orfeo. Pinamonti, assolutamente d'accordo con te. Io, se fossi l'allenatore, io mi porterei dietro almeno quattro attaccanti con doppie caratteristiche, cioè vorrei uno Scamacca e un Pinamonti, poi voglio un Raspadori e un altro più o meno con queste caratteristiche, in modo tale che io possa cambiare di volta in Sì. volta anche nel corso della gara, perché il tipo di atteggiamento, visto che ci sono i tanti cambi che oggi ti favoriscono, veramente Sfrutti. Chiaro. come dire, uno sviluppo del gioco in maniera completamente diversa, almeno ho la possibilità di poterli utilizzare. Da casa scatenati, Lenia. Da casa ci dicono: visto Gatti in nazionale, Locatelli è utopistico pensare di aver trovato il difensore da affiancare a De Ligt e l'uomo davanti alla difesa da mettere assieme Pogba e un'altra mezzala, ci dice Bruno Ecco, poi leggiamo gli altri, Juventino. però vado subito da sala. Gatti promosso alla Faccio, fine. chiedo Venia, Gatti ha annullato Abraham. E poi ha Allora. annullato Kin. E vabbè, ragazzi, oh, che, i A te non giocatori li devi piace vedere Gatti? durante tutta la partita. Brutto. Non è che poi. Io non è che ho detto che è Sai chi scarso. ha Attenzione, imparagliata la però io fregare dico adesso? sempre: quando arrivo qua a Tele Lombardia, che inizia la Ma trasmissione, prima. che si chiedono pareri, ascoltate prima il mio e poi accodatevi. Avevo detto che Gatti avrebbe fatto bene e Oh, non vabbè, ma tu facevate l'hai brutta detto perché è figura. questa Sì, ragione. no, io l'ho detto perché l'ho visto giocare, perché io seguo anche il Ma campionato di Serie ma B, lo ragazzi, ma seguo poi i così. giocatori bisogna vederli in nazionale, Ma lo vedi che è è una struttura. maglia pesante, non è come giocare in Là, se l'ha preso Serie la B. Prima Juve, di ho se l'ha preso capito, la ma la Juve Juve è sbaglia perché è Chiellini, non l'hai mica pronto. detto. Chiedo Tu Venia, aspettavi ho il detto, test. ha annullato Abraham, Di fatto punto. però al E di là poi Serie Kin. B il test migliore lo abbiamo visto Ma c'è oggi. uno in Italia che si chiama Kalulu, che è stato comprato a 400.000 euro, che è stato preso dal Milan senza una relazione. Voi non ci credete, ma è stato preso dal Milan senza una relazione Non scritta. ci posso credere. Sono andati a vederlo, non è che Chiedilo a l'ha Carlo preso. Bene, chiedilo a Ma Carlo sono bello senza Benedetti, vederlo. senza Quello lì una. è buono, prendilo. Ma Ma non è esiste in Serie A, bastata, ragazzi. ma scusa un po', se Ausilio vede me e io gli dico: Piero, guarda che là c'è uno buono, Piero lo prende senza mandarlo a Al di là di vedere. questo però, Zamporin, hai De Ligt, hai Bonucci che ha qualche acciacco, sempre che De Ligt resti, ma crediamo non arrivino offerte importanti. Ti senti un po' più tranquillo dopo aver visto Gatti stasera? Non Sì, ma non abbastanza, nel senso che il basta? ragazzo ha il potere di avere una grande personalità, del carattere, voglia soprattutto, che è una cosa che manca a tanti giocatori, perché quando poi arrivano in un grande club sono arrivati, invece no, quello deve essere un punto di partenza. Mi sembra un giocatore che consideri il salto un punto di partenza, per cui va bene, e come dicevo prima, allenandosi con grandi campioni probabilmente potrà acquisire un altro po' di mentalità, sempre che ne abbia bisogno. Diciamo che l'ho visto bene nell'interpretazione della fase difensiva, sempre sull'anticipo. Sala diceva ha annullato Ebram. Ha fatto bene, non l'ha annullato, comunque ha fatto E bene. È questo non partito fa non niente. benissimo perché sul primo intervento è Sì. stato, non ha potuto controllare la propria energia, la propria, come dire, forza fisica, ha commesso subito un fallo che poteva dar da pensare male, cioè come dire, ma questo ragazzo adesso ci sarà o non ci sarà? Invece no, poi si è ripreso alla grande e ha fatto secondo me una grande partita, però non Bravo. basta per giocare in un grande club dove hai il campionato da vincere, dove hai la possibilità di giocarti in Champions, serve comunque un altro difensore importante alla Guarda Juventus. che quello Vito, per lì. il Milan ti sei goduto un attimo Tonali? Adesso Sì, ha fatto il suo, insomma, poi sono anche stanchi, cioè sono rimaniamo in scariche. vacanza. No, ci sta. Una buona nazionale. Hanno corso, a me piace perché hanno corso. Mi sembrava la prima squadra, la prima di Mancini, ti ricordi? Quando erano veloci. Ecco, questo mi dà Intanto è finita tra una buona Ungheria e Germania speranza. 1-1, quindi E vedi anche loro, restiamo primi con nel chi ha giocato, girone. con l'Ungheria. Ungheria-Germania 1-1. Adesso.